E ci siamo in diretta, come ormai consuetudine, il mercoledì lo passiamo anche un po' con amici e direi che li possiamo presentare subitissimo. Intanto ve li facciamo subito vedere, facciamo finta che, come al solito, è anche un po' una scusa per rivederci tutti insieme. Marco De Grai e Davide Cristallo, benvenuti, come state innanzitutto? Ciao. Bene, Bene. bene. È anche un po' una scusa, così siamo obbligati a sentirci, a vederci tutti quanti insieme. E poi questa puntata, adesso passerò poi a salutare tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Questa nostra puntata tratta due tematiche, le visite dallo spazio e i viaggi nel tempo. E visto che noi siamo molto orientaleggianti, quest'oggi Sì. portiamo anche il punto di vista di Cina e Giappone, che sono poco noti qua in Italia, ma ci sono dei casi super eclatanti. Da qui l'idea di partire un po' con questa tematica e quindi diamo il tempo ancora qualche secondo a tutti quanti per sintonizzarsi. Come al solito io, Marco, userei un po' il tuo metodo, che è quello di scrivere domanda prima di fare la domanda, così quando poi diamo Ah, sì. spazio ai nostri Okay. amici le possiamo sicuramente trovare più facilmente. E poi, quindi, Davide, Marco, da chi partiamo? Ma direi che Allora. appunto è a Marco l'inizio. Va O come bene, volete in va realtà, bene. per me Sì, è no, ma va bene così. Facciamo questa piccola introduzione per cercare di entrare in questo mondo che per noi occidentali è abbastanza oscuro. Intendo dire quello dei contatti con il mondo non terrestre per quanto riguarda la Cina e il Giappone. Questo perché lì vi sono in Estremo Oriente, insomma dal nostro punto di vista, no, l'Estremo Oriente, vi sono delle informazioni e sono avvenute dei fatti, ci sono delle tradizioni, dei miti che per loro sono normali, sono quindi, non dico la quotidianità perché non è vero, però fa parte della loro storia, no? Delle loro leggende, che però sono qui da noi tendenzialmente sconosciuti. Dobbiamo tenere presente una cosa, esistevano, perché una è estinta, o almeno ufficialmente, tre monarchie che si dichiaravano come discendenti dagli dei. Sono naturalmente quella del Giappone, lo sappiamo tutti, no? L'imperatore giapponese, figlio degli dei. C'era quella cinese, di cui poi più tardi magari facciamo una breve introduzione a quella che è il mito, no? Degli imperatori cinesi come figli degli dei, e poi c'è quella thailandese. Che anche quella thailandese, i re di Thai, anche loro discendono dal cielo. Quindi adesso io lascerei magari un attimo la parola, insomma, a Davide, però voglio dire, abbiamo una panoramica nell'Oriente, no? di questi contatti e non solo. Puntano i piedi nella preistoria proprio, nella preistoria. Bene, allora direi che passiamo poi subito la parola a Davide e poi vi prometto passiamo subito ai messaggi di saluti che sono numerosissimi. Quest'oggi Davide ti vediamo dal telefono, giusto? Quindi lo diciamo subito. Sì, mi scuso, la connessione non è il massimo, ma è un paio di giorni che bisticcio col computer, non so perché non riesce a collegarsi, quindi siamo sì dal telefono. Comunque, se insomma, per introdurre anche in realtà quello che volevo dire io, stando un po' nei temi che erano nel titolo, in realtà appunto ero curioso anch'io, conosco non bene come Marco Enrico la storia che ci racconterà, quindi è interessante perché appunto, come diceva lui, è una parte del mondo in cui questi fenomeni di cui parliamo, queste cose accadono tranquillamente da sempre, anche come accadono in Russia, per esempio, tanto per citare luoghi di cui parliamo meno, ma sia anticamente sia ora, ovviamente anche per le distanze geografiche, insomma, tante cose di qua non arrivano. In realtà, poi, ecco, dopo magari anche questa mia piccola introduzione, quello di cui io vi volevo parlare, in realtà io mi sono appuntato diverse cose.
Poi dirmi tu, Gianluca, o possiamo fare scegliere, perché per fare in una piccola, diciamo, ecco, in un'oretta, divisa poi così, una introduzione su questi temi, mi piacerebbe far capire una cosa, per esempio, la spieghiamo magari dopo, parlando di viaggi nel tempo e nello stesso momento di visite che abbiamo ricevuto noi, quindi da altri che vengono da altrove, in realtà. Secondo una certa fisica, secondo anche le più moderne cognizioni della fisica moderna, ecco, di quelli che si spingono un po' oltre l'accademico, parlando di quelli che chiamiamo, lo dico in maniera proprio banale e ormai antiquata, ma i dischi volanti, diciamo così, ciò che vediamo in cielo, quando li vediamo, sono sì oggetti volanti, ma sono anche macchine del tempo, a tutti gli effetti. Per cui magari dopo raccontiamo un attimo come mai è possibile tutto questo, come funziona questa fisica dei viaggi nel tempo, ecco. O facciamo qualche esempio, c'è John Titor nell'epoca moderna, Volentieri, ci sono tanti. volentieri, volentieri. Possiamo citare. Abbiamo trattato anche l'argomento, così faccio anche un richiamo alle puntate precedenti, anche sulla figura di Gustavo Roll. Se vediamo il tempo come un territorio, quindi si può uscire un po' dal Maya, uscendo da questo Matrix, ovviamente il tempo è solo un territorio, quindi spazio e tempo possono, non coincidere, quindi si può tranquillamente uscirne per poter rientrare. E ovviamente parliamo poi anche dell'estremo oriente. Con il nostro Marco. Io direi che intanto vi lascio subito la parola, però voglio ringraziare e salutare i veterani ormai di questo canale, anche se giovanissimo perché esistiamo da 4 mesi, che ci stanno aiutando tantissimo come dei piccoli PR. E diamo anche il benvenuto ai nuovissimi che anche grazie al vostro intervento accorrono perché insomma state facendo un gran lavoro entrambe. Io ieri ho seguito le dirette di tutti e due e devo dire che tutte le sere c'è un'ampia scelta di contenuti, di dirette e anche di tematiche diverse, per cui non ci si annoia mai. E quindi io vi ringrazio anche per il lavoro che fate sui vostri canali YouTube, di cui colpisce sicuramente l'umiltà, come tanti di noi tanti stanno scrivendo, e la cultura. E quindi quando uno è umile e acculturato, i complimenti sono d'obbligo. Dopo questa precisazione passiamo a voi. Vai! Allora, per quanto riguarda direi di incominciare con la Cina perché le tradizioni sono più antiche. Per quanto riguarda la Cina, vi è una questione che arriva a noi addirittura dalla preistoria, ossia quando diciamo gli antenati, no, dei nostri cinesi, ahimè, erano ancora raccoglitori, erano ancora cacciatori, no? Non avevano ancora né una società strutturata né conoscevano l'agricoltura. Ebbene, dalle parti, diciamo, di Pechino come area, un giorno la leggenda dice che discese il dragone infuocato, che è tuttora il simbolo della Cina, no? Quello che vediamo sinuoso, no? Nelle sue forme. Ebbene, questo dragone infuocato scende a terra. Si appoggia, no, sul terreno, apre la bocca e dalla bocca ne escono quelli che vengono poi identificati come gli dèi, i quali ritengono che il posto sia adatto per loro, e incominciano a costituire quella che diventerà poi la loro dimora lì in zona. Quello che sarà identificato come il proto, il primo imperatore, che era assolutamente una divinità, che la storia è esattamente come quella dell'Egitto, cioè i primi imperatori erano figli delle stelle, poi vi furono quelli che invece erano incrociati con questi. E questo mandò 7 saggi, quindi la storia è la stessa dell'India, la stessa del Tibet, la stessa dei Sumeri, no? I famosi 7 saggi, che incominciarono ad insegnare alla popolazione locale ad allevare e a coltivare, quindi a essere agricoltori. Fecero conoscere il riso, gli insegnarono come fare, eccetera, eccetera. E qui si sviluppò la base della cultura cinese. Come arriviamo nell'epoca dei non più
figli delle stelle che governano, ma quelli che, sì, i sette saggi, vedo adesso nell'immagine, che sono tutti caratteristici, sono conosciuti come nome, tutti quanti, c'è quello armato che corrisponde a Thor, c'è il vecchio saggio, eccetera, eccetera, no? Questi sono i famosi sette saggi. E notare anche il berretto frigio, quello con la testa allungata, le caratteristiche sono quelle, no? Ebbene, dicevo, quando gli imperatori non sono più figli delle stelle, ma figli di una terrestre e di qualcuno che arrivava dalle stelle, ecco che in Cina per la prima cosa che compare sono le piramidi, perché questi si fanno seppellire nelle piramidi, e le piramidi sono le stesse come forme, strutture e dimensioni di quelle che troviamo in, eccola qui, una che è caratteristica perché ha la punta mozzata. E quindi, dicevo, sono come quelle in Egitto. Però adesso lascerei la parola a Davide e poi andiamo avanti con questo e scopriremo le caratteristiche. Prima di dare la parola a Davide, io ho visto questa immagine più volte, non so se Emanuele ce la può rimettere, quella dei sette saggi, e anche io imparo sempre un sacco di cose. Non avevo notato che uno effettivamente ha il cranio allungato, di cui abbiamo tanto discusso in puntate precedenti, però è eclatante questo particolare, perché uno è proprio la dimostrazione che quando vuoi nascondere qualcosa la metti sotto gli occhi di tutti e nessuno ci fa caso. Questa testa allungata me Sì. l'ero persa. Quindi, prego, Sì. Davide. Allora, io in realtà ero assorto ad ascoltare Marco e mentre lo ascoltavo pensavo su un altro dato forse poco noto. È la Cina, se non sbaglio. No, sì, è la Cina il paese con più piramidi al mondo. Sì, ne ha più la Cosa Cina che che, tutti gli altri appunto. messi insieme. Sì. Esatto. Ora quasi stavo per dire Giappone, non volevo fare gaffe, però no, anche come territorio. Pochi ci pensano, però appunto già parlando di visite, no, dallo spazio, la prendo da questa parte qui, già è particolare che ritroviamo le stesse architetture e probabilmente, come è stato spiegato da tanti, avevano delle funzioni, erano strutture tecnologiche, non solo edifici, non tombe sicuramente e non edifici puramente estetici, assolutamente. Quindi costruiva, c'era qualcuno che in tempi remotissimi costruiva con la stessa mano, con la stessa tecnica costruttiva, cambiano solo i materiali ovviamente perché sono quelli del luogo o delle vicinanze, ma era proprio la stessa mano, no? E come diceva Marco Enrico, ormai tanti sanno, l'ho raccontato anche qui. L'India è un altro paese dove ritroviamo tantissime piramidi. La storia dei sette saggi, come diceva Marco Enrico, io la conosco meglio sicuramente dalla parte dell'induismo. E anche lì, in tutte quelle narrazioni di questi sette saggi, nei vari paesi, i saggi prendono appunto formazioni, vengono edotti da qualcuno che sembra essere un visitatore di altrove. Io non lo so, ecco, una delle prime cose che posso chiedere a te o se vuoi a chi ci risponde, di chi ci sta ascoltando, insomma, perché parlando di visite dallo spazio, per esempio, già ti potrei dire quale vuoi che affrontiamo, quelle antiche, appunto, che un po' ne stiamo citando, o quelle recenti, perché anche in tempi Ottimo. moderni. Sì, giusto. E la giriamo ai nostri ascoltatori, perché possiamo parlare sia degli antichi astronauti, ma anche di casi molto eclatanti che possiamo raccontare di questo nostro presente o vicino passato. Fra l'altro, Manu e i sette saggi sono collegati, non Manu il regista, Manu, la figura un po' così mitologica e storica, il Noè indiano, è collegato a Shiva, di cui oggi porto la maglietta, che è una nostra passione comune, che ci accomuna un po' a tutti e tre. Però allora, dopo questa domanda, quindi chi ci segue in questa diretta è direttamente coinvolto, preferite antichi astronauti o
Più sul presente, diteci voi, facciamo un'ultima forma di democrazia rimasta in questo paese e questa votazione che vi facciamo fare. Votate ora perché poi non ve lo fanno più fare. Allora, quindi leggiamo: Paolo, Anunnaki, Anunnai, Teoi, Deva, gli Elohim. Ok, meglio recenti, dice Pippo. Mettete i like, grazie Missi. Brunella, ciao Gianluca, un piacere ascoltare di nuovo Marco Enrico. Ok, buonasera a tutti, buonasera a voi. Falco Zai, che andiamo a salutare, buonasera a tutti. Poi Zirikin4, Multiclaudio, hanno assunto molte personalità nel tempo e nella storia, ma alla fine sono sempre gli stessi. Ok, i cartoni animati giapponesi, infatti, hanno spesso fazioni provenienti dallo spazio, scrive Andrea, e sono concorde. E vediamo un pochettino, però devo dire che attenzione: presente, presente, antichi, ok, presente, recenti, antichi, 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 presente, recenti. Quindi direi che dichiaro chiuse. Se non c'è Ciampolillo che deve ancora votare, direi che siamo sul recenti 110 recenti. Va bene. Ok, boh, la diretta interattiva Senti. non l'avevo ancora Sì, vista quindi. non l'avevamo ancora fatta. Dunque, ascolta, allora io introdurrei un caso eclatante e poi lascio a Davide che lui conosce sicuramente tutte le problematiche, soprattutto in Cina, che ci sono state negli ultimi anni. Ora, il caso veramente più incredibile che si conosca nel mondo dell'ufologia, del contattismo reale, no? È quello di Uzuru Bune. Uzuru Bune in giapponese, Bune sta per barca, imbarcazione, e Uzuru invece sta a identificare vuota al suo interno. E adesso Manuel ci farà vedere un po', eccola qui, no? Ora succede questo, che il 22 febbraio del 1803, quando Napoleone non era ancora imperatore, era ancora solamente primo console qui in Europa, quindi non è che siamo chissà quanto tempo fa, però non è proprio i giorni nostri. Ebbene, in Giappone, in un paesino sulla costa, un paesino di pescatori, vedono la mattina arrivare, cioè vedono sulla spiaggia questa imbarcazione. Queste sono stampe dell'epoca, sono stampe dell'Ottocento. E si avvicinano circospetti e vedono all'interno una donna giovane, loro la valutano sui 18-20 anni, che stringe a sé una scatola, che loro non sanno identificare che cosa sia. Loro la vedono all'interno da queste sorte di, loro le chiamano finestre, di questi oblò. Ecco, questa qui è un'immagine che è stata fatta recentemente. La identificano bianchissima, con i capelli chiari, e naturalmente in Giappone non esistono giapponesi con i capelli chiari, e questa donna è un po' frastornata da quanto è accaduto. Quindi gli chiedono, cioè, con i gesti, no? Se vuole seguirli fino al villaggio. Qui provano a dargli qualche cosa da mangiare, da bere. Lei si riprende un pochino, ma non riescono a comunicare perché loro parlano solamente il giapponese di quella zona lì, diciamo il dialetto locale. Questa invece parla una lingua totalmente sconosciuta. A un certo punto lei pare essersi ripresa, non ha mai lasciato questa misteriosa scatola, però nel frattempo come dire, alcuni di questi pescatori giovani hanno curiosato all'interno di questa misteriosa barca e hanno visto che all'interno ci sono dei tappeti, ci sono dei simboli strani, ci sono degli oggetti che loro non conoscono e via discorrendo. Siccome si sente meglio, ritorna all'interno della sua barca, si chiude dentro e dopodiché scompare, no? La tradizione non ci dice in che modo, no? Se si è inabissata, se è andata in cielo, questa qui è scomparsa. Ora, qui, siccome ci troviamo in un'epoca oramai prossima alla nostra, non sono più le leggende dei demoni, no? Del Medioevo o che so io, c'erano già le cronache del luogo e quindi lo vengono a sapere dei letterati di Tokyo, di Kyoto, eccetera, eccetera, e entro il 1840 vengono scritti tre libri su questa leggenda.
E ancora poco tempo fa sono state ritrovate delle stampe dell'epoca, una potrebbe essere questa, ce ne sono parecchie, adesso non so se non è questa, è una simile a quella che stiamo vedendo, perché ne esistono diverse copie, e in cui nessuno sapeva darsi una spiegazione di quanto accaduto. Davide. Direi che, insomma, questo è bello eclatante, questo che ci hai raccontato. Eh sì, aspetta Yeah. Su Davide, non ti questo. sento. Sì. Va, No, non mi ti si sentivamo. sente? Vai, A vai, ti posto, a sentiamo, posto. Davide. Sì. Allora, dicevo, questo episodio che ci ha raccontato Marco Enrico è sicuramente particolarissimo, no? Proprio perché recente, proprio perché raccontato non da un testimone, ma da una serie di persone. Ed è inspiegabile. Allora proviamo a ipotizzare spiegazioni, ecco. Io, questa è veramente, non è solo la mia, però ripeto, è proprio una ipotesi che sposo, ma sottolineo ipotesi perché siamo nel campo proprio delle speculazioni, ma dicendolo da uno che è stato identificato in passato come ufologo, conosco, diciamo, la categoria, conosco la materia, eppure, al contrario di tanti, mi sto ricredendo, sempre questo per una serie di informazioni ricavate da un gruppo di ricerca, del quale appunto fa pure parte Marco Enrico, insieme c'è Paolo, insomma, sono ormai qualche anno che ragioniamo su certe cose, e vi devo dire che non ritorno e non riapro neanche la faccenda dell'ammiraglio Byrd, della Terra Cava e di continenti oltre l'Antartide. Però, per dire, per provare a ipotizzare da dove arrivava questa signorina qui, magari non per forza da un altro pianeta, cioè voglio dire che magari alcuni di quelli proprio così tanto somiglianti a noi che chiamiamo alieni, magari sono letteralmente nostri vicini di casa, no? Potrebbero esserci, e qui cito testualmente quel famoso ammiraglio Byrd che più o meno nel 69, disse testuali parole in televisione: esiste una terra più grande degli Stati Uniti d'America al di là dei ghiacci del Polo Sud. Il che, insomma, sembra una piccola frase, ma letteralmente c'è dentro un mondo, un continente intero. Per cui chissà da dove arrivava questa donna e dove sia poi tornata. Ecco, questo sicuramente non lo possiamo stabilire noi qui ora. Però, se vado avanti io, posso provare a Sì. rispondere, cioè raccontare un po' di quello che avevano chiesto prima, di ciò che accade anche in tempi più recenti rispetto ai contatti. Voglio dire, per alcuni di noi e per alcuni canali e contatti diciamo, molto noti nell'ufologia moderna, sopra la nostra atmosfera adesso, mentre parliamo, c'è un gran traffico di diversi velivoli di diverse razze. Questo è ancora più difficile da credere o da digerire, se così fosse. Però in realtà, da tantissimi spunti ci arriva l'idea che siamo anche un pianeta, un qualche cosa, non direi proprio sotto sorveglianza, ma forse è la parola giusta, quantomeno sotto controllo, ecco. Per cui continuano le visite anche in tempi moderni. Se vuoi, io posso accennare a una storia che personalmente è abbastanza conosciuta, credo, ma proprio perché è molto particolare, quella di John Titor, così chiamato da noi, Titor, insomma, non so come vada pronunciato, ma in realtà è la storia di uno di quelli che potremmo chiamare viaggiatori nel tempo, così uniamo un po' i vari discorsi, ecco. E quando ho detto prima io che, parlando di dischi volanti o anche magari del mezzo che ospitava la signorina di cui ci ha parlato Marco, velivoli o comunque mezzi, ecco, che noi non conosciamo ancora pubblicamente, io ho detto prima che questo tipo di mezzi sono sia quelli che noi chiameremo dischi volanti che anche macchine del tempo. Se volete mi perdo un po' su questa cosa e se poi volete vi racconto anche di Titor, cioè in realtà le cose sono collegate. Titor è uno di quelli che viaggiava nel tempo, eccolo lì, bravissimo, ma non ha fatto subito vedere la foto. Vedete, questa per esempio è una foto in cui lui viene individuato perché dicono in quel caso
vestito in maniera differente da quelli che ha intorno, dal normale look dell'epoca, diciamo così, vedete gli occhiali da sole, il giacchettino molto più moderno rispetto alle giacche classiche di tutti quelli intorno. Ma in realtà, allarghiamo un po' la cosa, racconti di viaggiatori del tempo ne troviamo tantissimi. Quello di Ditor è in particolare perché inserisce molti dettagli, molte cose tecniche. È una storia molto lunga da esaminare, nel senso che appunto c'è tante prove, tanti momenti e tanti spunti che potrebbero sembrare molto più convincenti di tante altre storie. Poi però dall'altra parte c'è chi ha, perdonatemi, ma insomma diciamo è un tipo di ricerca anche quella, chi ha guadagnato, chi ha fatto fondazioni e chi ha scritto su John Titor era poi casualmente un grande esperto di informatica, quindi eventualmente anche capace di inserire nella storia della creazione del personaggio John Titor, in questo caso se non fosse reale, i dettagli di cui vi parlavo che lo renderebbero credibile, perché per chi conosce la storia, John Titor appare sui social, sui forum americani, dicendo di essere un viaggiatore che arriva dall'anno 2036, arriva nel 2015 per recuperare un IBM 5001, un computer molto, insomma, proprio dei primi computer, ancora più vecchio di quello che ricordiamo noi come il Commodore 64, magari per chi è della generazione mia, i primi PC portatili, e racconta una storia appunto interessante. Dice di essere venuto qui a recuperare una particolare macchina perché questa dell'IBM è capace di leggere, sapete, i messaggi. Esatto, scusate, i codici, i linguaggi, ecco, questo è il termine giusto, i linguaggi in cui si programmano i computer, no? Quando andavo a scuola io c'era il BASIC, il DOS, poi adesso ci sono Java, tanti altri molto più moderni di questi che io posso citare. Però appunto questa macchina qui ci spiega Titor, e poi questo è uno dei dettagli che risulta essere vero, è capace di leggere il BASIC, ATA e altri linguaggi. Diciamo che loro nel futuro avevano bisogno di poter decodificare, e racconta tutta una storia per cui a seguito di una radiazione, di un blackout, avevano perso tutte queste macchine, erano fuori uso, per cui lui torna indietro nel tempo per recuperarne una. E la Davide, scusa, parte. ti aggiungo solo un particolare. Si Sì, vede dimmi, dimmi. dall'immagine qua, perché il problema era che queste macchine avevano la memoria esterna a nastro, tipo le audiocassette, te le ricordi, no? Le VHS, Sì, quelle per come sentire la musica in macchina. Ecco, a fronte di una forte esposizione elettromagnetica da parte del sole, che potrebbe, no? Ma queste tipo audiocassette verrebbero completamente rovinate e quindi perderesti tutte le informazioni che vi erano registrate. Scusa. sì, io fa faccio No, 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 solo è tanto. una precisazione, nel senso che effettivamente in questo punto dello spazio e del tempo il linguaggio informatico è molto diverso dal linguaggio che noi usiamo per comunicare fra di noi, ma proprio perché la tecnologia in realtà non è lineare, ma ha avuto de degli sbalzi, hanno trovato da poco, così ritorniamo anche in India, in Oriente, che la lingua ideale per poter comunicare fra le persone e anche comunicare con le macchine, quindi programmare le macchine, sarebbe il sanscrito, l'antichissima lingua indiana. E quindi anche questo è un ottimo spunto. Anche Marco ha dei commenti su questo. La prima riflessione che mi viene in mente è questa: il sanscrito, e lo sapevo infatti quello che tu dicevi, ma anche lingue come l'ebraico antico, c'è chi dice, devo dire, perché è una prova che di mio non ho mai fatto, anche se ecco, basta questo per fare la prova, questo semplice strumento, ma dicono che scrivendo, anche se non li si conosce, ma proprio riscrivendo manualmente questi simboli, perché poi comunque le lettere sono anch'esse geometrie, dicono che il sanscrito e l'ebraico antico possano, eventualmente in persone un po' predisposte, addirittura si dice la stessa cosa del disegnare i mandala, no? O le figure, appunto, le geometrie sacre, l'albero della vita, dicono che possano indurre visioni, che possano indurre momenti o spunti anche di, come dire, glimpse di presa di qualche cosa da,
da una parte superiore, se vuoi, dalla memoria akashica. Quindi ci sta che queste lingue siano simboli più antichi, ma più universali, che hanno più effetto anche inconscio, inconsapevole dentro di noi. E fra l'altro, a proposito di simboli, Beh, poi non so se è vero, ma vi ricordate quel simbolo che mandava in crash tutti i sistemi Apple? C'è stato un periodo in cui un determinato simbolo mandato sugli iPhone lo mandava in crash. Chissà se nostro mano lo trova. Mentre lui cerca, ridò la parola a no, Marco Enrico. in Poi effetti, sì, torniamo. presumo, sì, Sì, poi torniamo presumo a Marco. solo in merito a quello che diceva adesso Davide. Teniamo anche presente che proprio in Cina e Giappone vi è l'arte, perché lì è considerata un'arte, della scrittura, no? È quella con il pennello che ha la punta tagliata in un certo modo, e l'artista, che però è anche predisposto, no? Per la meditazione, cioè, e scrive delle lettere in una certa maniera, e nello scriverle lui riesce a raggiungere, non dico uno stato di trance, non so dirti, però comunque riesce a meditare, eccetera. Però mentre il nostro Manuel cerca Sì, l'immagine, l'ha trovato, la finisci trovava. pure che l'ha trovata. Bene. Sì, no, volevo portare dell'acqua al mulino a quello che diceva prima Davide, no? Riguardo ai viaggi nel tempo, perché i viaggi nel tempo, se noi ne abbiamo già parlato, no, non specificatamente di questo, però abbiamo parlato di Vrille, eccetera, eccetera, in altre occasioni, però non abbiamo mai accennato a questo particolare. Fra le varie informazioni che pare fossero giunte appunto dal Tibet, vi fu anche quella della costruzione della di Glocke, che in tedesco sta per la campana, no? Che serviva appunto per viaggiare nel tempo, no? E questa campana, di cui esistono dei pezzi di progetto, non sappiamo se fu ritrovata, ma sappiamo che fu perlomeno tentato, no? La costruzione, si cercò di costruirla dalle parti di Praga, e vi è addirittura la struttura ancora in cemento che assomiglia vagamente a uno Stonehenge, ma fatto in cemento, no? Dove questa campana si doveva appoggiare sopra. E quindi l'idea di poter viaggiare nel tempo era evidentemente già conosciuta e in qualche modo, non voglio dire sperimentata, ma si sapeva che si poteva effettuare in Tibet. Questa informazione è stata passata in Germania alla fine degli anni 30, e quindi fu tentato il tentativo di costruirla. Ecco, se il nostro Manuel prova a cercare Glocke, proprio sito di Glocke, 1943-44, la dovrebbe trovare. Ha proprio la forma di una campana, però sotto è chiusa, no? Perché appunto vi potevano stare delle persone all'interno per poter fare questi viaggi nel tempo. Non sappiamo se, perché vi è una lunga discussione su questo, se uno può andare solamente nel futuro, se cioè andare solamente nel passato, o se, come raccontava Davide, esatto, stavo per passarti la parola, anche come dire, adesso spiegherà bene lui, in flussi di tempo paralleli al nostro. Prima di andare a Davide, adesso poi la campana non l'abbiamo trovata, non importa, ma facciamo vedere così, giusto per dover di cronaca, il simbolo che mandava un po' in crash tutti gli Ah, iPhone sì. ed era in sanscrito. E quindi ricollegandoci Ah. anche ad una puntata precedente, io un relatore che ho portato è Marucchi, lui ha scritto un intero libro che si chiama Il Tantra dello Shri Yantra, dove con un intero simbolo si può meditare e comunica vibrazioni, ma che possono veramente bastare per una vita intera. E quindi, quando si parla anche di telepatia, di vibrazioni, di meditazione, un solo simbolo può veramente avere tanto, tanto potere. E poco fa, adesso così ci ricolleghiamo, questa è la dimostrazione che mandava in crash gli iPhone, ci hanno fatto anche un riferimento pop che a noi piace tanto, con i vari frammenti che si vedono anche nei film, chissà se lo vado a trovare, e quindi così facciamo anche riferimento poi alla cinematografia. Lo andiamo a vedere un pochettino, però mi pare che ci sia sia in Transformers, il pezzo che conteneva un po' tutta una serie di codici e una conoscenza universale, che poi magari in altri film lo andiamo a vedere il Tesseract più che altri simboli. Poi, Transformers.
Transformers, ok, quindi adesso lo facciamo vedere anche con i, quindi un simbolo che quando il protagonista l'ha toccato gli ha trasmesso un'intera conoscenza. Prego, quindi Davide, torniamo da te, poi passiamo con leggiamo qualche messaggio dei nostri amici che ci... Ah, nel frattempo ti hanno scritto poi il nome per cercare anche la campana, ringraziamo Falco's Eye View che è veramente sempre sul pezzo. Quindi prego, vai Davide. Vabbè, allora, per chi, visto che l'abbiamo accennata, per chi poi non la dovesse conoscere, se la vuole andare a cercare, la storia di John Titor è interessante. Dicevo, chiudo la cosa di prima, vi do almeno il dettaglio. È uno dei dati, perché poi John Titor, diverse cose di quelle che aveva previsto si sono avverate. Ma, per esempio, quello di cui abbiamo già parlato, del fatto che la macchina decodificava altri linguaggi, era un segreto industriale dell'IBM che non era stato rivelato, quindi era molto particolare. Poi addirittura John Titor fa un'affermazione che contravviene alle attuali, in quel momento, 2015, no, era prima, nel 1999, affermazioni di Stephen Hawking. Quindi dice, arriva qualcuno che smentisce, invece Stephen Hawking stesso dopo 4 anni ritratta sulla sua teoria confermando quello che diceva John Titor. Però forse questa è una parte, sì, quella è esattamente la Glock Bell. Su quello strumento poi è interessante perché i nazisti provarono, quella era solo antigravità, non aveva, cioè una cosa è la propulsione, l'altra è la levitazione, per cui provarono ovviamente con intento bellico subito a montare delle armi da fuoco su quella campana antigravitazionale, con il risultato che il rinculo della fucilata faceva spostare tutta la campana perché non aveva attrito, per cui non colpivano mai quello che volevano. E lì passarono alle armi a energia diretta. Invece, quindi svilupparono laser e quant'altro. Se volete, io provo a rispondere a quello che diceva Marco. Come mai potrebbe essere possibile invece, così vi spiego anche come mai un disco volante potrebbe a tutti gli effetti essere una macchina spazio-tempo, quindi una macchina del tempo, e come funziona secondo la fisica che ci raccontano, come dicevo prima, un po' i più moderni che la studiano su questo pianeta, e un po' in realtà ci arriva dall'ufologia la stessa cosa, ma troviamo nel mito la stessa identica soluzione possibile, cioè l'ho detto tante volte, quindi qualcuno che mi segue la saprà a memoria sta faccenda, ma è utile affinché si capisca. Come dicevi tu, Gianluca, all'inizio, si può saltare fuori da questa matrix. In realtà, lo spazio-tempo, no? Le 3 dimensioni, altezza, larghezza, profondità, più il tempo, che è la quarta dimensione, questo forma il nostro spazio-tempo. All'interno di questo, dove sta? Eccomi. Noi viaggiamo con una linearità che è temporale, quindi noi percepiamo questo scorrere del tempo dal passato verso il futuro. Ma se possiamo uscire fuori da questo spazio-tempo e quindi creare una bolla di antigravità che ci isola, a quel punto la fisica, questa che vi dicevo, ce lo racconta, ma in realtà anche Tesla diceva le stesse, possiamo spostarci nello spazio e nel tempo a piacimento, semplicemente sintonizzandoci sull'armonica di frequenze che è data in quello spazio e in quel tempo, no? Perché ogni momento in realtà è un insieme irripetibile di circostanze. In questo momento siamo collegati noi qui così e creiamo un insieme di frequenze che è unico di questo momento, nello spazio e nel tempo. Se volete, vi faccio una riflessione in più su queste cose qui. In realtà, questa è l'unica maniera corretta di poter interpretare un'ipotesi di viaggio spazio-tempo, perché sappiamo bene che la fisica normale si scontra con il dover andare più veloce della luce. Invece qui non si tratta più di andare da punto A a punto B in maniera lineare. È tutto un altro discorso basato appunto sulle frequenze, per cui potrebbe effettivamente essere tutto, come è stato dimostrato, di natura olografica sostanzialmente, e rispondere a queste invece leggi. Quindi potremmo in realtà, intonandoci, proprio andando in risonanza con una determinata vibrazione, beccare l'esatto punto. Una cosa che non dicono mai, chiudo qua, ma questa forse è carina, quando vediamo i film dei viaggi spazio-tempo, fanno i loro calcoli, atterrano, partono, mettono le date,
Una cosa che non ci fanno mai notare, perché sarebbe difficile da spiegare, ed è spiegato con quello che ho detto io, è questa. Nel film vediamo che, ecco, Viaggio nel tempo, mettono, sistemano 1975, accendono la macchina e vanno nel 1975. Il problema vero nello spazio-tempo è che non, noi nell'universo ci stiamo muovendo, tutto il sistema solare. Il Sole viaggia in un universo con i pianeti che gli girano intorno, no? Per cui quando io Gianluca lo voglio spostare nello stesso studio, nella stessa posizione di cui si trova adesso, ma 5 giorni nel passato o 5 giorni nel futuro, io devo andare a posizionarmi considerando dove sarà la Terra fra 5 giorni, perché quello è il punto nello spazio-tempo dove ti troverai. Mi spiego? Tu in questo momento stai viaggiando a No. milioni di chilometri, quindi. Però Sì, questo, se ce lo facessero vedere nei film, fra l'altro per chi dovrebbero così spiegarsi troppo loro. rispondiamo anche a chi chiedeva della velocità della luce, se anche in serie visionarie, per non dire altro, come Star Trek, ci sono i motori a curvatura, quindi dove si vede proprio lo spazio che si piega e permette di uscire un po' così momentaneamente. È bellissimo anche lo spunto che sto leggendo, che è quello del poter viaggiare lasciando il corpo qua, quindi lo abbiamo visto anche con altri relatori. Noi lo possiamo fare con comunemente quello che è il viaggio astrale, sicuramente anche altri lo fanno, e ci hanno raccontato anche delle cose molto curiose sul fatto che solo i corpi sottili, solo una parte di qualcuno può venire in visita e fare quello che deve fare per poi tornare dove sta di casa. Ecco, anche questo è un ottimo spunto di riflessione. Ripasso la parola a voi. Ma come volete. Devi finire, Davide, hai finito? Ma vai, vai, se vuoi. Beh, io ce n'ho tante, insomma. Dopo, se volete, c'è anche da parlare di cose un po' più, per esempio, il 20 and back, che ormai è tanto conosciuto, questi viaggi nel tempo fatti dai militari. Però era un nuovo argomento, Marco, se vuoi Allora, sì, dirci quello che. giusto per finire la questione qui dell'Oriente, no? Per parlare, visto che abbiamo optato per questa puntata, no? Di parlare delle cose recenti, vi sono delle relazioni ufficiali, perché esistono nei registri della Marina, in due occasioni, una nave britannica e in un'altra occasione una nave olandese, proprio viaggiando. Una fra le Filippine e il Giappone, e l'altra oramai era in vista del Giappone nella seconda metà dell'Ottocento. Adesso le date non me le ricordo, mi sarei preparato meglio. Hanno avuto modo di vedere questi enormi dischi del cielo che loro non avevano mai visto, non sapevano nemmeno identificarli, non sapevano come descriverli. In un caso erano due. Che andarono verso le montagne del Giappone e poi si andarono quindi a posizionare sulle montagne. Nell'altro caso, invece, la nave che era in viaggio fra le Filippine e il Giappone fu accompagnata per un certo tempo, 2 o 3 giorni, da tre di questi dischi, terrorizzando completamente i marinai perché non sapevano che cosa potessero essere, no? Questi enormi oggetti. E a un certo momento queste si inabissarono e sparirono alla loro vista. E vengono date anche le misure, no? Così un po' a occhio perché erano nel cielo. Quella che vedete adesso è un'immagine di un'altra vicenda del Giappone in cui i pescatori di, adesso non ricordo la località, videro nel cielo due soli che si inseguivano a velocità folle. Tanto per secondo la descrizione dei giapponesi. E Davide, se ci racconti dei viaggi dei militari. Sì, così magari ci uniamo anche ai portali, perché giustamente ci suggeriscono portali e anche in ambito militare, se non sbaglio, ci furono anche delle navi da guerra ricomparse in punti strani del tempo. E quindi Davide, a te con l'argomento militari. In Aspetta, che realtà, manca. Prego, prego. mi No, sentite? mancava Ah. la voce all'inizio. Niente. Ah, perdono. Dicevo, quello di cui parlava Gianluca è l'esperimento Filadelfia, famosissimo.
Ah, vi parlavo di sì, perdona, ho perso il filo. Mi volevo collegare a Marco perché in realtà sì, gli argomenti sono vastissimi. In ambito militare abbiamo tante tante testimonianze, sia di come appunto, ecco, l'esperimento Filadelfia, quello che diceva Gianluca, di una nave addirittura che in realtà volevano rendere invisibile e invece per errore hanno finito per spostarla nello spazio e nel tempo. Già quindi da decenni fanno esperimenti con queste cose qui. Segretamente, dicevo, ormai sono tante, è quello che è sorprendente. Le persone che ci mettono letteralmente la faccia, e velocissimamente vi ricordo che almeno per quanto riguarda l'America esiste un DOD, se non mi sbaglio, un documento comunque che riporta la carriera di tutti i militari, quindi non si può barare, diciamo, non può arrivare Gianluca a dirci che lui è ex militare appartenente a questi reparti, perché chiunque può andare a richiedere lo status e vedere la carriera che ha servito. Per cui persone documentate che hanno fatto degli studi, che sono stati presi in quei reparti, che ci hanno lavorato per 20 anni, poi ne escono e ci raccontano di avere viaggiato nel tempo, cioè ci sono personaggi che vanno in giro e hanno un'apparenza di un trentenne, di un quarantenne. Per quanto sia assurdo, me ne rendo perfettamente conto quello che dico, loro stessi si raccontano chi di avere 100 anni, chi di averne addirittura 330, proprio perché avrebbero partecipato a questi viaggi militari in cui, proprio a seguito di, insomma, del collegamento, dei contatti, dei contratti che ci sono tra noi e altre razze di altri luoghi e di altri mondi, a quanto pare, secondo questi accordi, i militari americani e non solo, israeliani e altri, devono andare a servire per conto, diciamo, questa la butto lì, di un qualche cosa che viene chiamata la Dark Fleet, che potrebbe essere una sorta di nostra brigata di una eventuale federazione, in cui noi siamo tenuti come alleati minori a partecipare, come quando proprio noi come italiani mandiamo le nostre truppe in missione di pace, no? Della NATO, dell'ONU, proprio perché alleati. In tutta questa faccenda qua i militari americani verrebbero mandati per 20 anni a lavorare, a fare questi servizi e poi verrebbero con i più disparati compiti e poi una volta riportati indietro sarebbero con dei meccanismi, con dei letti biomed, delle tecnologie di cui magari un'altra volta possiamo parlare, sarebbero ringiovaniti, quindi no? Una volta tornati, ritornano all'età in cui erano partiti e possono continuare la loro vita. Quindi in realtà quando io vi dicevo di persone di 300 anni, per esempio, non perché sono nate nel 1700, ma perché pur essendo nate magari non lo so, nel mio anno, nel 1978, hanno vissuto tante tante vite e sono stati portati indietro, no? Per cui poi si ritrovano a ritornare qui, ma in realtà per noi li abbiamo visti ieri e li rincontriamo dopodomani, ma per loro sono passati 20 anni. Ecco, mi viene in mente un film, anzi due rispetto a quello che stavi dicendo. Uno è Navigator, dove anche questo è un po' un'icona anni 80, dove si vede che per lui il tempo passa diversamente, quindi finito il suo viaggio, lui ha il tempo l'ha vissuto diversamente. E l'altro è Star Trek, dove tornano gli equipaggi misti e anche notizie recenti raccontano di equipaggi di diverse razze dove gli umani hanno collaborato con altre civiltà, ecco, quindi così diamo sempre un po' di cultura pop, questo è Navigator, Navigator, sì, e in cui, quindi così diamo anche dei riferimenti, facciamo vedere dove gli sceneggiatori poi in realtà hanno una bella fantasia, ma si basano molto su delle teorie che risuonano molto. Un bel film di fantascienza funziona quando quello che la gente vede un po' risuona, va a toccare qualche corda un po' inconscia, ecco. Prego, Davide. No, ti dicevo solo una chicca, siete tutte e due più ferrati di me, ma ci sono storie nell'induismo in cui non mi ricordo qual è quella precisa ora, sicuramente me lo saprete dire voi, ma c'è chi nei racconti induisti lascia il pianeta, torna, quindi storie scritte migliaia di anni fa, e racconta proprio questo. Sono passati secoli quando siamo tornati al nostro viaggio dove ci hanno portato le divinità, e sulla Terra erano passati secoli, che anche solo
avere la capacità di immaginare questo è particolare, insomma, se non abbiamo conoscenze di fisica, se non sappiamo come funziona la gravità, appunto, la curvatura spazio-temporale, difficile immaginare qualcosa Sì, del genere. stai citando due innamorati che vengono portati a Brahmaloka, quindi il Brahmaloka in sanscrito è il pianeta di Brahma, e nell'andare e tornare passano migliaia di anni e poi qualcuno ha fatto realmente il calcolo con le distanze, gli anni luce, ed effettivamente questo mito torna con le nostre conoscenze di fisica e di scienza attuali. Quindi torna tutto, la distanza di Brahmaloka, gli anni luce, la distanza per andare e tornare, torna tutto. E non è un caso. Certo. Vai Marco. E quindi sì, ma io sono piazzato come Davide, nel senso che ne avrei 3.000 cose da raccontare. Vi potrei, se è possibile, magari farle passare le immagini, così come dici sempre tu, no? Gettiamo il sasso, poi ne parleremo magari approfonditamente un'altra volta. La Cina ha, ecco, questa qui è una rappresentazione della città di Shanghai dove tutta la popolazione era rimasta attonita a vedere questo oggetto volante, no? Sulla città. Ma ci sono due immagini che fanno riferimento, ecco, questo è l'eroe, non ricordo come si chiama, che secondo, beh, quello sulla destra è chiaramente la raffigurazione dell'eroe, l'altra è una ricostruzione che è stata fatta successivamente, però in cui si narra che arriva questo disco, che cercano di imporre, no, la loro volontà, eccetera, e questo come grande guerriero combatte e addirittura si afferra, no, questo disco, che lo trascina in cielo, poi insomma si salva e via discorrendo. Quindi ci sono delle leggende incredibili. Poi c'è quella del ministro, dell'imperatore, ecco questa qui, ma ne esistono anche altre versioni di questa, perché era famoso alla sua epoca. Qui si parla dell'epoca prima che venisse fondata Roma, o l'epoca in cui fu fondata Roma, per dire. E questo ministro non si fidava dei governatori locali e voleva andare a verificare lui la situazione nelle varie province dell'impero, e l'imperatore gli aveva dato l'autorizzazione e lui prendeva il suo carro, volante naturalmente, e immediatamente andava e tornava dalle varie province cinesi. Oltretutto, arrivando all'improvviso, in modo tale che il governatore locale non poteva fare in tempo a nascondere le sue cose. Poi, se riusciamo a farlo passare, c'è quel bellissimo carro di fuoco, che però è una stampa cinese, che è una copia. Vabbè, qui no, qui in Giappone invece c'è questa ruota di fuoco che corre in aiuto agli abitanti di una località giapponese, mettendo in fuga i demoni, questo è nel Novecento, quindi poco dopo Carlo Magno, per intenderci. Marco, scusaci, ci siamo persi il carro di fuoco. No, L'esortore. ce l'ho, te l'ho mandato. Comunque, niente, è una rappresentazione, no, lo riconosci proprio come un carro con quattro cavalli, però in realtà sotto ci sono le fiamme, cioè questo vola. Forse non l'avevi scaricato, ma non è un problema, lo faremo vedere un'altra volta. Ha la stessa descrizione del carro di Apollo, della stessa descrizione dei carri biblici, quelli che ne so, di Enoch, piuttosto che, ecco, cioè proprio un carro con i cavalli che però lascia le fiamme dietro e va nel cielo. Però questa è una rappresentazione cinese se ricordo bene, attorno al 150 a.C. Quindi voglio dire, non è che avessero letto la Bibbia o altro. Sì, adesso poi la ritroveremo. Aspetta, dammi No, ma solo la vediamo l'audio a Davide, perché un'altra. così dicevo, così giusto per tornare anche sul discorso viaggi nel tempo, ci sono varie teorie dove raccontano anche di qualcuno famoso, hanno cercato dei sosia, per cui pare che possano essere in più punti dello spazio e del tempo. Quindi, per esempio, Greta Thunberg che giravano quelle foto dove una sosia.
era, se non mi sbaglio, ai primi del 1900 c'era già ed era molto simile. Su questo si è fantasticato molto, quindi si fa un po' fatica a distinguere i fake, i mille fake, da quell'una vera, ma quando si trova qualcosa che risuona, effettivamente anche i viaggi nel tempo sono veramente interessanti come argomento. Guarda, mi ricollego a quello che diceva Marco Enrico, vi faccio fare un parallelo. Marco Enrico all'inizio ci raccontava proprio del drago dorato da cui scendono, no, dalla bocca arrivano le divinità. E appunto lo possiamo immaginare come un velivolo, come un fumo, no? Magari insomma un qualche cosa, una scia che seguiva l'arrivo di questo velivolo, ecco perché, no, la coda del drago. Ma Quetzalcoatl, dall'altra parte, casualmente sempre nei dintorni di una piramide, non che sto dicendo che fosse anche un fungesse da eliporto, ma chissà, no? Perché il serpente piumato, che è spesso raffigurato proprio gigantesco e proprio intorno alla piramide, andando verso la punta, alla stessa maniera potrebbe essere proprio una descrizione dell'arrivo di un razzo che va a posizionarsi sulla testa della piramide, sulla testa mozzata Sì, della piramide. ma l'abbiamo vista Quindi ci prima. sta. Sì, no, dicevo, l'abbiamo vista all'inizio, l'immagine della piramide cinese ce ne sono parecchie, no? Comunque lì è un'ipotesi, è quella appunto di questa piramide che è troncata come le ziggurat della Mesopotamia, no? Cioè, che senso avrebbe, no, lavorare tanto per fare una piramide e poi arrivi a un certo punto e costruisci una terrazza, no, senza arrivare alla punta? Evidentemente noi sappiamo dei Sumeri e degli Inca, dei Maya, eccetera, che compivano certi riti in alto, ma sappiamo anche dai Sumeri che quello era luogo quando che era utilizzato come dimora il momento che la divinità locale scendeva dal cielo. Quindi evidentemente era anche così in Cina. Sì, e faccio anche un consueto riferimento con l'India e soprattutto gli Hare Krishna che portano il Vimana in giro. I tetti erano piatti e il tempio veniva rappresentato come una casa col tetto piatto, ma aveva la punta. Quando aveva la punta è perché su questa casa originariamente piatta ci si appoggiava, ci si atterrava il Vimana che aveva forma triangolare, quindi il tempio ha la forma di una casa piatta con un Vimana atterrato e quindi era la dimostrazione che lì vi abitava qualcuno che era appena atterrato. Ecco, così andiamo a chiudere il cerchio. Mi era piaciuto prima quando abbiamo coinvolto i nostri amici a casa, che dite? Gli facciamo proporre qualche ultima domanda visto che siamo in chiusura o prossimi argomenti? Che dite? Facciamo un giro, Marco, Nuova, Davide? nuova, nuova. Ma volentieri. Allora, facciamo così. Parola a voi, amici da casa, che vedo che siete particolarmente tanti a seguire anche la diretta, e poi salutiamo anche chiunque la seguirà poi a posteriori. Proponeteci un'ultima domanda o i prossimi argomenti che vi piacerebbe trattare, sentire, raccontare da Davide e Marco, che direi che sono una potenza, perché sono complementari. È sempre un piacere fare questi viaggi, lo avete potuto vedere da voi. Quindi senza scaletta, in realtà ci diamo il tempo di Sì, un'ora, ma si è potrebbe vero. passare la serata, ecco, a parlare di tutto. Ah, ma Vediamo che cosa ci sì. dicono. Mentre aspettiamo la risposta, assolutamente sì. Io credo che, insomma, sia una parte interessante dell'esperienza su questo pianeta, no? Si parla tanto del materialismo, a volte, ecco, voler essere spirituali non vuol dire per forza avere la collanina di Rudre, la pashmina o salutare dicendo Namaste, ecco. Quello forse sta nell'apparire spirituali, ma in realtà approfondire queste parti del mondo, utilizzare anche queste conoscenze, perdersi anche in questi infiniti mondi, come lo sono i libri poi, no? Come lo sono appunto ciò che ci lascia un'esperienza, se volete. È un'altra parte del mondo, dell'esperienza che dobbiamo fare, forse, che possiamo fare. Sarebbe un peccato andarsene senza aver scoperto tutto questo, almeno assaporato, no?
Lo dicevo Certo. tanto per intrattenerti mentre arrivavano delle No, no, risposte. ci stava assolutamente ed è quello che io sottolineo sempre perché in molti mi dicono, però strano che con un ragazzo un po' come te non ci si aspetta determinate tematiche, ecco anche un po' visto che abbiamo scelto un po' di arrivare in questa civiltà, in Italia, in questo spazio, cioè, in questo tempo ce lo godiamo così com'è, senza estraniarsi o camuffarsi troppo. E poi sono d'accordo con te, la spiritualità alle volte alberga dove meno lo si aspetta. Giro di domande. Allora, mandala e cerchi nel grano, connessioni, Atlantide per favore, il Mesoamerica. Gianluca, vorrei sapere dai ricercatori, secondo loro l'uomo è già stato su Marte, adesso poi vi faccio rispondere. Poi le foglie del destino, bellissimo argomento, Donatella. Poi reparti speciali che cercano reperti storici, mi piacerebbe approfondire le miniere in Sudafrica. Poi, argomento interessante, Nazca, Perù, l'Antartide, approfondimento sui mandala, Antartide tutta la vita, una domanda off topic anche qui, sempre i visitatori su Marte, e quindi direi che noi all'Antartide abbiamo dedicato una puntata, ma c'è talmente tanto da dire che ci potrebbe anche stare una diretta tutti quanti sull'Antartide. E poi vedo che incuriosisce molto Marte, vediamo anche voi cosa ne pensate. Le ipotesi che le astronavi siano stazionate sulla Luna, dice Perla. Queste conoscenze sono diventate quasi tabù o solo in mano solo ad alcuni ceti, ok, o alcune certe persone. Degrai, analogie tra mitraismo e cristianesimo. Allora, ho fatto una rapida lettura, però oltre quindi al mondo delle miniere sotterraneo che abbiamo trattato, sta venendo proprio fuori quindi Marte e l'Antartide. E poi do parola a voi per rispondere un po' tutto. Noi abbiamo fatto un video, ma ci sta assolutamente un altro approfondimento perché di cose da dire ce ne sono veramente tanti e sono sempre più attuali. Quindi vediamo un po', facciamo un giro di parere sia di Marco che di Davide su questi argomenti, che cosa si sentono e se vogliono dare una risposta. Ma guarda, gli argomenti vanno quasi bene dal mio punto di vista, perché insomma c'è da dire parecchio dal mio punto di vista, su quasi tutti. Però aggiungerei un particolare che non, secondo me, almeno io non l'ho mai sentito affrontare. Riguardo, l'ha detto mi sembra un'amica adesso, del fatto che vi siano delle, fra virgolette, astronavi sulla Luna, no? E ri in riferimento al viaggio su Marte. Ora, la questione non è di lana caprina, perché se si dovessero costruire, parliamo dal lato ingegneristico, delle enormi astronavi, queste per poter uscire dall'atmosfera terrestre dovrebbero avere dei motori talmente potenti e dei serbatoi talmente enormi che alla fine saresti costretto a ridurre, no, la parte utilizzabile. Mentre invece andarle a costruire al di fuori della nostra atmosfera, ad esempio sulla Luna, oltretutto avresti una maggiore facilità perché la gravità è 7 volte, mi sembra, no? 7 volte minore di quella terrestre, eccetera. Quindi si porterebbero su i pezzi pre-costruiti, la si assemblerebbe lì e da lì si potrebbe andare, ad esempio, su Marte. E questo era, pare, il progetto che era stato fatto negli anni fine 30, inizio 40 per andare su Marte da parte della Germania. Cosa che noi non sappiamo, voglio dire, non abbiamo prove né a favore né contro. Diciamo che magari la cosa fatta così in fretta mi sembra un po' difficile, ma io non lascio limiti ad altro. Però ancora oggi, se si volesse fare un viaggio più lungo, adesso dico Marte, potrebbe essere Giove, potrebbe essere quello che volete, non si partirebbe dalla Terra. E vi porto solamente questo esempio qua: la nostra stazione orbitante attorno alla Terra, stazione orbitale, è stata costruita nello spazio, cioè è stato portato su un primo modulo e poi tutti gli altri sono stati assemblati lì, cioè non si è nemmeno tentato di farla partire dalla Terra e portarla su, perché non ci sarebbe riusciti con la tecnologia attuale. Fra 300 anni, chissà che Bellissimo. cosa facciamo. A me Marco mi hai praticamente già convinto, quindi non so se la prossima, ma una la faremo di sicuro. Sono curioso di sentire anche Davide cosa ne pensa di tutto quello che abbiamo detto. Allora sarà un dibattito perché bonariamente, ma su questo so che abbiamo posizioni diverse, perché Marco Enrico giustamente si attiene a ciò che studia
sui libri. Io do un po' credito, insomma, proprio non secondo me campato in aria, anche là per invece gli studi che ho fatto io, a determinate questioni per cui secondo me la risposta a ci sono astronavi sulla Luna, secondo me ci sono i parcheggi pieni, dico bonariamente, ma secondo me ce ne sono assolutamente avamposti, o come dice Marco è assolutamente corretto, in realtà io direi che quello che dice lui, la tecnologia tra 300 anni, secondo me segretamente già ce l'abbiamo, ma ufficialmente comunque è correttissimo quello che dice sul fatto della costruzione modulare e comunque del fatto che per andare su Marte si prenda la Luna come base, ovviamente si restringe il percorso, si fa a tappe, ma su Marte anche, secondo me, già ci sono. Visto che ti piace anche a me citare un po' la cultura pop e i vari riferimenti, e ricordiamo quanto ci ha azzeccato negli anni, per esempio lo stesso Star Trek, in cui si vedevano gli iPad, i telefonini col video già molto tempo prima. Adesso c'è una serie che si chiama Space Force, una serie fatta anche in maniera comica, che è lo stesso attore di Una settimana da Dio, Un'impresa da Dio, Steve Carell, mi sono ricordato anche il nome. Steve Carell fa questa sitcom, una serie di puntate, dove lui è il capitano della nascente, cioè nata da un po' Space Force, no? Nel telefilm lui è il primo che la fa, il primo generale assegnato alla Space Force. E casualmente, quando, come nella realtà, perché citano la realtà nel film dicendo che Trump, come sapete, no, aveva promesso il ritorno sulla Luna, destinazione poi Marte nel 2025, eccetera. Quindi nella serie TV si sforzano di raggiungere questo compito e quando mandano ad esplorare un satellite sulla Luna, c'è proprio il cavolo, ce l'hanno già fatta. Si vede il generale americano che becca la base segreta cinese già costruita da tempo sulla Luna segretamente. Ecco, queste cose non mi stupirebbero per niente. Se veramente Fantastico. qualche satellite americano andando a vedere ha trovato già basi belle costruite, non mi stupirebbe affatto. Allora, direi che ci siamo, poi lo andremo a rendere più poetico, ma Marte e la Luna, posti molto affollati, potrebbe essere una prossima tematica e quindi direi che prima che mi cacciano fuori di casa, mia figlia mi aspetta per cenare, io devo dare forfè per questa serata, ma di spunti ne abbiamo dati veramente tanti, quindi io ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato alla diretta e poi voglio lasciare i saluti finali con i relativi canali, nonché iniziative che fate poi su Zoom perché sono veramente interessantissime. Quindi vi lascio sul saluto finale ricordare i vostri canali e le iniziative che fate sia singolarmente che insieme di partecipazione per le conferenze virtuali. Quindi a tutti e due lascio questo saluto finale con indicazioni di dove si può trovarvi. Grazie. Vai tu Marco, se vuoi. In Sì, no, realtà. niente. Vai, 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 Davide. Allora vado io. Vi ricordo il canale di Marco Enrico che trovate su YouTube, Marco Enrico De Graia. Anzi, no, il canale è Marcus Enrico De Graia, vero? Sbaglio sempre. Sì, l'avevo fatto, sì. È scritto alla francese. Sì, però mettete, lo trovate subito. Sì, si trova comunque il mio, lo trovate col mio nome, Davide Cristallo, anche se ufficialmente il nome è Evolu Channel. E in realtà abbiamo una conferenza, sì, il 28 insieme, in cui affrontiamo un po' la questione degli Elohim, non tanto per andare a rimarcare cose che già Biglino ci ha spiegato bene su l'antichità di chi erano, quanto per affrontare magari anche un po' il chi sono, ecco, e collegarli ai tempi moderni, diciamo così. Quindi ci divideremo il compito su questa faccenda qui, insomma, il 28, questo su YouTube. Per il resto siamo sui nostri canali, su Stazione 4, che fatemelo ricordare, è uno sforzo comune di tanti, non solo mio e di Marco Enrico, ma per chi volesse www.stazione4annumero.it, lì trovate i lavori di tanti. In realtà, insomma, stiamo implementando ora il sito, ma sarà una piattaforma che conterrà, speriamo, diverse cose interessanti. Fantastico, quindi poi ho letto Looking Glass, antigravità, sono tutte tematiche che potremo trattare quando si andrà a
a raccontare della Luna e di Marte. Faccio un ultimo saluto particolare a Francesco Faccenda, che in realtà per noi è nuovo, ma sono graditissime, stanno arrivando anche in questi ultimi giorni delle donazioni, ma rispetto a quando arrivano in diretta possiamo salutarli sul momento, in realtà quando arrivano nei giorni arriviamo tardi con i ringraziamenti, quindi grazie a tutti coloro che vorranno partecipare con le donazioni sia in diretta e poi piano piano vi ringrazieremo tutti, perdonate se ci siamo persi un po' di domande, un po' di gesti carini che avete fatto nei nostri confronti, è solo inesperienza, non siamo altezzosi. Anche da parte di Manuel è tutto, grazie ovviamente agli amici con cui ci ritroviamo di tanto in tanto il mercoledì alle 19, Marco Enrico De Graia e Davide Cristallo, un grazie di cuore amici miei e grazie a tutti voi che ci avete scelto e che sceglierete di raccontare in giro di queste dirette, ve ne siamo veramente grati. Quindi un abbraccio per chi mi ha chiesto di questo simbolo, l'ho raccontato in più video, e l'OM, e poi fa parte un po' come anello e filo conduttore unico di tutte le puntate che andremo a trattare. Quindi ai saluti finali, grazie a tutti quanti, lascio ancora un saluto a Marco e a Davide e per me è tutto. Va bene, grazie a Grazie a tutti tutti. e buona serata. Buona serata e alla prossima. Bene, andiamo in sigla. Hare Krishna.